E con oggi inizia anche a partire il mio canale YouTube. E la domanda con cui mi piacerebbe partire è proprio la domanda che mi ha posto una cliente ieri, che è stata anche la mia domanda per tanti anni prima di arrivare al punto a cui sono adesso, che è esattamente perché non mi è concesso di essere così e mi sento non compresa. Quindi perché non mi sento compresa dagli altri, non mi sento compresa dal mondo che mi sta intorno. Quindi perché non posso essere esattamente quella che sono? Bene, a questa grande domanda non ci sono delle vere risposte, ma esattamente un'altra domanda: ma chi sei? Quindi la prima cosa che dobbiamo capire è se quello che vogliamo far vedere al mondo, vogliamo far vedere all'universo, siamo proprio noi. Oppure è una maschera che indossiamo per lasciare che il mondo non ci veda veramente. Ma questa maschera diventa a volte talmente forte, talmente potente e prende talmente il sopravvento che anche noi stesse non la vediamo più. E tanto che ogni tanto ci dicono: ma come mai sei così? Perché quelle risposte brusche? O perché scappi da tutte le cose? O altre mille cose che ci dicono che ci infastidiscono. Ecco, quando ci infastidiscono le affermazioni degli altri, probabilmente è qualcosa che dovremmo andarci a vedere. Non è così semplice. È qualcosa che è nel nostro profondo, a volte arriva addirittura da delle esperienze che abbiamo fatto fin dall'infanzia. Ma si può assolutamente andare a capire qual è la maschera che indossiamo e spostarla temporaneamente, viverci la vita che vogliamo e indossarla assolutamente nei momenti in cui ci può difendere. Ma dobbiamo essere noi gli artefici di questo spostamento, dobbiamo arrivare a conoscere che cosa ci frena. Quindi, ritornando alla nostra domanda, perché non posso essere come voglio io e devo essere come mi vogliono gli altri? Facciamoci ancora una domanda: ma quello che sono oggi, non ieri, né quello che sarò domani, quello che sono oggi, mi piace? E se mi piace, allora andiamo avanti. Vorrà dire che stiamo frequentando le persone sbagliate, ma magari in tutto ciò c'è anche una bella via di mezzo, ovvero stiamo frequentando le persone giuste. Ci piace essere come siamo, ma arriviamo a degli eccessi per difesa. Ecco, è proprio su quelli che dobbiamo fermare e puntare la nostra attenzione. Il consiglio che ti do oggi è: ascolta quei momenti in cui non sei in completa empatia con te stessa. Wow, che affermazione grande! Però provaci, provaci. Poi andremo avanti con i video i prossimi giorni per vedere che cosa è successo. Se vuoi, ti racconto una cosa che è successa proprio a me oggi. Pensavo di essere nella perfetta armonia con me stessa, chiacchierando con un'amica e collega, ho esposto un qualcosa che mi frenava proprio a fare questa cosa qua: produrre video per i social. Che fatica! E invece lei a un certo punto mi ha dato una risposta, ma una risposta che già sapevo. Wow, mi si è messa la mia maschera del rigido, e in quel momento ero così, reagivo così. Avendo già fatto tanto lavoro su me stessa, me ne sono resa conto. Allora cosa ho fatto? Sono tornata a casa, ho preso questa bellissima telecamera e ho deciso di partire esattamente da qua, senza avere tutto perfetto. Sai perché? Perché essere perfetti non è bello. Questo è il mio punto di vista. Quindi, se hai voglia di seguirmi, questo è il mio canale e ti aspetto ai prossimi video. Grazie. Ciao.